Eccoci qui, cari amici, buongiorno. Sono in pre-registrazione, scusate, del video dedicato a WrestleMania 38 e NXT TakeOver Stand and Deliver 2022, perché diciamo, domani ho degli impegni in programma, sperando di poterli fare, visto che insomma, di questi tempi dove adattarsi un po' alla stagione primaverile, soprattutto all'inizio, è difficile tra sbalzi di temperatura. Quindi sto registrando quest'oggi, martedì 29 marzo, per pubblicare, per renderlo noto il video domani, martedì, mercoledì 30 marzo. Partiamo ovviamente in ordine cronologico da NXT TakeOver Stand and Deliver, poster promozionale Dolph Ziggler che sfiderà e difenderà il massimo allora maschile mondiale di NXT dall'assalto dell'ex titolato Champion Bron Breakker. TakeOver Stand and Deliver che si svolgerà nella giornata di, vediamo, del 2 aprile, di sabato 2 aprile, se non ricordo male, alle ore 18 italiane, ovviamente seguibile per noi europei sul WWE Network. La card al momento, anzi è pressoché penso definitiva, abbiamo Carmelo Hayes contro Grayson Waller contro Santos Escobar contro Solo Sikoa, poi registrandolo oggi non so chi uno tra Egid, Carmelo, Cameron Grimes e Roderick Strong che farà il quinto partecipante del ladder match. Comunque Carmelo è atteso da una difesa titolata abbastanza complicata. Tommaso Ciampa contro Tony D'Angelo, che al momento è match normale, ma io me lo vedrei con stipulazione speciale. Mandy Rose sfida a 4, bellissimo Mandy Rose contro Cora Jade, Io Shirai e Kayla Rae, vincitrici della Dusty Women Cup, che hanno sfruttato insieme all'unanimità la chance titolata affrontando niente poco di meno appunto che Mandy Rose. La Imperium, Fabian Acner, il nostro italiano, Marcel Bartel contro gli MSK, Nash Carter e Wesley contro i Creed Brothers, i Brutus Creed e Julius Creed, match a 3 per i titoli mondiali di coppia maschili. Che dire, spero che la Imperium riesca a mantenere le cinture. Dolph Ziggler contro Bron Breakker, match singolo per il massimo titolo mondiale maschile di NXT. La Night Gunter, ex Gunter, ex, vediamo, Walter, ex Walter. E quindi insomma, card ricca, i soliti 5-6 match pochi, potremmo dire, ma buoni. Ed NXT è stato ormai da sempre questo target sul numero delle sfide 5-6 e niente di più. Quindi ore 18 italiane sul network per noi europei. Europei NXT TakeOver Stand and Deliver sabato, prima serata di WrestleMania, a partire credo dalla mezzanotte il pre-show anche in maniera fruibile e gratuita sul canale YouTube della WWE, dalle 2 lo show principale sempre sul network per noi europei. Allora, sera 1, vediamo, abbiamo Becky Lynch contro Bianca Belair per il titolo femminile di Raw,
ormai tutti i bookmaker danno Bianca come nuova campionessa, ma staremo a vedere. Poi è probabile che Biggie si presenterà con un look diverso, visto che si è purtroppo divertita Bianca Belair a tagliucciare la capigliatura di Becky Lynch. Rey Mysterio e Dominic Mysterio contro The Miz e Logan Paul. Ovviamente io tifo scusate, tifo Rey Mysterio e Dominic, ma vedremo. Possibile anche che fanno vincere The Miz e Logan Paul. Drew McIntyre contro Happy Corbin, chiamato Baron, anche King Corbin con l'assistenza di Madcap Moss. Insomma, vittoria pressoché scontata di Drew McIntyre. Gli Usos, Jimmy e Jay contro Shinsuke Nakamura e Rick Boogs per i titoli maschili di SmackDown di Coppa. Penso che gli Usos non si faranno detronizzare. I New Day, King Woods e Kofi Kingston contro Sheamus e Ridge Holland con l'assistenza di Butch, che chissà, forse anche un ruolo da protagonista, non lottatore, staremo a vedere. Seth Freaking Rollins, il fottuto Rollins contro, verrà annunciato quella stessa serata. Ormai sembra cosa fatta, Cody Rhodes pronto al ritorno in casa Stanford WWE, pare che abbia già firmato un contratto nero su bianco, staremo a vedere. Charlotte Flair contro Ronda Rousey per il titolo femminile di SmackDown, e qui si dice invece che Ronda possa detronizzare Charlotte, senza dimenticare anche ovviamente nella prima serata il Kevin Owens Show con ospite specialissimo Stone Cold Steve Austin. Serata 2, quindi serata 1, 7 sfide più il KO Show e siamo a 8. Serata 2, quindi Zelina e Carmela difenderanno gli allori femminili della categoria femminile contro Sasha Banks e Naomi, Rhea Ripley, Liv Morgan e Natalya e Shayna Baszler. Insomma, questi match a 4 a 5 coppie sono un po' impronosticabili. Johnny Knoxville, Sami Zayn in un Anything Goes match, sicuramente qui parliamo più che match di uno spot match, cioè di diversi momenti. Pat McAfee contro Austin Theory, si dice con un coinvolgimento del Sir Presidentissimo Vincent Kennedy McMahon. Gli Hardy Bros, Randy Orton e Riddle difenderanno le cinture di coppia di Raw contro gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford contro gli Alpha Academy, Chad Gable e Otis, AJ Styles Super Dream Match, Bobby Lashley ritornato questa notte passata a Raw sfidando, anzi è Omos che ha sfidato Bobby Lashley a Raw, quindi una sfida tra bestioni, ovviamente il più bestione di tutti è Omos. Chissà se Lashley riuscirà ad abbattere Omos e poi in quello che sicuramente chiuderà proprio WrestleMania in generale la seconda serata, Brock Lesnar campione WWE contro campione universale Roman Reigns con l'assistenza di Paul Heyman, e qui attenzione a Paul Heyman, qualche intrallazzo. Chi vince si bea tutto, diventa il WWE Unified Universal Championship. Quindi buon weekend di WrestleMania a tutti, cari amici. Alla
ricordo tutto visibile, legalmente sul network per noi europei, ovvio ci saranno dei contenuti sul canale ufficiale YouTube della WWE. Noi ci vediamo alle prossime occasioni, saluti a voi tutti e ciao!